Come tutti gli sport, anche il basket è strano. Sì, perché metti una squadra ultima in classifica, che ha visto sfrecciare sul proprio campo più e meno squadre blasonate del campionato. Metti contro la seconda della classe, con un roster da mille e una notte. Il finale è stato che la più debole ha divorato la più forte. È quello che è successo tra Pasta Reggia Caserta e Umana Venezia. Il team casertano ha vinto una gara giocata benissimo, senza sbavature, senza sciupare, chiudendo il match per 84-73. Anzi, c'è subito da sottolineare le sole 7 palle perse. Sì, avete capito bene, soltanto 7 palloni persi contro le oltre 15 spesso evidenziate in tanti scout di fine gara in questo campionato per i bianconeri. Coach Vincenzo Esposito ha sempre ribadito, anche davanti alle nostre telecamere, che si era sul binario giusto, si stava lavorando per raggiungere quella forma mentale e tecnica che portava a giocare grandi match per la Pasta Reggia Caserta. E allora si spera anche per l'immediato futuro che quel fatidico momento è giunto a noi. Contro Venezia ha fatto registrare una grande prestazione tutto il team bianconero, ma in particolar modo Tommasini, mordente e vitali. Ricordate le misere prestazioni di questo trio contro Cantù 7 giorni fa, con appena 10 punti in 3 e meno 18 di valutazione? Bene, contro i Lagunari c'è stato il pronto riscatto. Mordente 11 punti, Tommasini 4 e Vitali 11 punti, tutti con ottimi percentuali, ottima difesa e buone scelte di tiro. E poi gli elogi vanno anche a Scott, a Michelori e a Tessitori con due mega schiaccioni e a Moore. Quest'ultimo è stato davvero regista in campo con 8 punti realizzati, 6 su 6 ai tiri liberi e ben 9 assist. Ottime le prestazioni anche per Michele Antonutti, con tiri pesanti in momenti importanti del match, e per Ivanov, autore di 19 punti, sempre presente nel ricevere gli assist sotto le plance. Insomma, una super Pasta Reggia Caserta, che avremmo voluto sempre vedere così, da inizio campionato, ma invece l'abbiamo sempre vista rincorrere gli avversari. Per Venezia l'analisi del match sta tutta nelle palle perse, ben 14, nei pochi assist sotto i 10 e nella scarsa reattività sugli schemi e sui suggerimenti impartiti da coach Recalcati. In realtà questa Umana Venezia è stata davvero una sorpresa in negativo stasera, ma vuoi anche vedere che, finalmente, la Pasta Reggia Caserta ha raggiunto quanto predicato, seminato, curato e sperato da Insigne Esposito? Beh, tutti lo sperano. Ora la prova del 9, se così possiamo dire, si avrà tra 7 giorni sul campo della Dolomiti Energia Trento, dove la Pasta Reggia avrà in più anche Dommerkant, quasi del tutto guarito dal fastidioso infortunio muscolare. Questo è il tabellino del match. Per la Pasta Reggia, Mordente 11, Antonutti 9, Vitale 11, Tommasini 4, Michelori 2, Moore 8, Tessitori 6, Scott 14, Ivanov 19, Capuano non ha realizzato. Allenatore Esposito. Per l'Umana Venezia, Stone 10, Peric 8, Goss 13, Jackson 10, Ruzier 4, Ress 3, Ortner 11, Nelson 8, Dulkis 6, allenatore Recalcati. Punteggi parziali 26-20, 48-38, 68-56. Punteggio finale: Pasta Reggia Caserta batte Umana Venezia 84-73. Thank you.
persona che dall'inizio dell'anno, non adesso, dall'inizio dell'anno, da quando sono arrivato, mi ha rispettato, mi ha aiutato e ha fatto gruppo con me e con i ragazzi. Quindi secondo me, a parte che parliamo di una persona preparata, credo che è giusto che anche lui abbia qualcosa da dire, perché poi alla fine, come ho detto ai ragazzi, quando in allenamento dico io qualcosa è come se lo dicesse lui, quando dice lui è come se lo dicessi io. Per cui stasera le parole mie sono le parole di Baioni, ok? Grazie e poi sentiamo in settimana. Una volta. Ciao. Come divina, sì, l'abbiamo fatto la domanda. Sono giù. Vado io. Innanzitutto volevo ringraziare Enzo per questa possibilità che mi dà di parlare con voi. I piccoli gesti fanno le grandi persone e credo che questo sia un piccolo gesto che testimonia quanto è super Enzo e quanto è bello il rapporto tra di noi. Detto questo, credo una grande giornata di pallacanestro per Caserta. Abbiamo vinto e convinto in una partita difficilissima contro un avversario che ha un roster e una qualità di gioco di primissimo livello. Non si è secondi solo per i giocatori, si è secondi per i giocatori e per come vengono messi in campo. E quelli di Venezia sono messi in campo con qualità, con pensiero, con idee. Credo che la nostra risposta tattica e tecnica nel corso della partita sia stato altrettanto superlativa e la cosa più bella, e lo dico a nome mio e di Enzo e di tutto lo staff che lavora con noi ogni giorno, perché Antimo Lubrano, Mimmo Papa, i dottori, i fisioterapisti, chi vive negli uffici, oggi è una grande soddisfazione perché credo che la squadra, al di là dei singoli, abbia giocato di squadra. Tutti veramente hanno fatto una grande partita. Trovare l'MVP, sfido a voi a farlo. Io sinceramente non sono in grado di dirvi un nome perché penalizzeremo un altro. Siamo vivi, lo vogliamo essere fino in fondo, dipende da noi prima di tutto e questa sera abbiamo dimostrato che ci siamo. Quindi era questo in realtà quello che sempre diceva Enzo, ci manca ancora qualcosa per arrivare a coronare questo gruppo. Ma secondo me in alcune situazioni sono mancati i risultati, perché onestamente le prestazioni non sono mai mancate. Poi è chiaro, si può giocare peggio o meglio, questo fa parte del gioco. È chiaro che stasera forse è la migliore partita insieme a quella di Bologna della gestione di Esposito. Però credo che la prestazione sia sempre stata. Questa è una squadra che sa stare in campo, sa quello che deve fare, in attacco e in difesa, e sono mancati i risultati, non le prestazioni. Da una squadra un po' più libera, soprattutto mentalmente, forse il pallone stava un po' di meno, solitamente dopo qualche azione, non so, tiro sbagliato, ci si disgregava, oggi invece convinti, concentrati. Io hai ragione, l'impressione globale era quella, sono perfettamente d'accordo, io credo che c'è stata una eccellente gestione del singolo possesso, che fosse un possesso di transizione, che fosse un possesso a metà campo, che fosse un possesso dopo un tiro libero che era preparato, c'è stata un'eccellente gestione e questa gestione, parlo di giocatori ovviamente, ha dato l'impressione di una squadra, come dici tu, libera, che istintiva, senza troppe paturnie e troppi pensieri. Però questo nasce dal fatto di essere squadra e di avere le idee chiare e noi oggi le avevamo più che in altre occasioni, sono d'accordo con te. Giacomo, comunque oggi si è raggiunto un record di sole 7 palle perse, attenzione. Certo, e 14 assist di primo tempo. Quindi è stata proprio. Cioè è stata proprio la partita. È vero. Perché come ho detto, come ho risposto prima al tuo collega, certo. Se tu hai gestione dei possessi, hai controllo della partita. Per avere controllo della partita la prima cosa che devi eliminare sono le palle perse. L'unico difetto che possiamo trovare in questa partita qui sono i rimbalzi concessi. Ne abbiamo concessi 7 il primo tempo e non abbiamo mai avuto la capacità di fare fallo, pur avendo dei falli da spendere, sul pavimento. Gli abbiamo dato sempre la possibilità di tirare. Però queste situazioni qui si creano anche perché sono figlie delle tue scelte.
uscito dalla zona. Esatto, eravamo a zona, che poi era una zona matchup che seguivi i loro tagli e si voleva copiare. Quando parte una penetrazione e questi avevano gamba e talento per creare dei vantaggi, comunque una reazione istintiva viene di andare verso la palla. Se quel momento lì parte il tiro, non avendo una grande taglia, non avendo un grande atletismo, è difficile riuscire a catturare il rimbalzo. E questa è l'unica cosa che, tra virgolette, sapevamo. È successo anche in altre partite, lo mettiamo in conto, fa parte delle scelte della preparazione della gara. Guardando anche le statistiche, diciamo, un'altra scelta che pare abbastanza chiara, netta, e voleva andare sotto canestro e cercare poco di solo da fuori. Certo, io credo che questa sia la chiave dell'avere equilibrio nel gioco. Andare da Ivano più da lui che da altri, perché Ivano ha le capacità per sviluppare una stazione di post basso, significa riuscire a dare equilibrio al tuo attacco. Se tu rimani 40 minuti perimetrale, se tu giochi pick and roll o qualsiasi altra giocata per condividere la palla solo sul perimetro, sei legato al tiro da tre punti e non hai equilibrio, perché non hai capacità di giocare dentro o fuori e quindi di fare stringere e riaprire la difesa, che è la chiave dell'attacco. E usare Ivano, questa cosa qui oggettivamente ci dà grande equilibrio. Volevamo, te lo dico sinceramente, per richiesta di Enzo, giusta, togliere un po' di quantità di tiro da tre punti e riuscire ad andare un po' più in area, se non altro come inizio di gioco. Anche da parte degli esterni, esatto. Devo dirti sinceramente, Vitali, Mordente, anche Tomasini, sono stati bravi più di altre volte ad attaccare i close out, insieme a Roland Moore, che anche oggi credo che abbia fatto una partita che si commette da solo. Nella gestione, perché a parte proprio la gestione del singolo possesso, anche il giocare in pick and roll con Ivano, perché noi assist non si fanno per niente, certo. Concordo, nel senso, lui è un giocatore che, pur non avendo grande capacità di tiro o comunque tiro costante, riesce a trovare delle situazioni di assist al pick and roll. Oggi ha avuto una lucidità incredibile. Accelerando e rallentando, l'ultima palla l'ha persa fondamentalmente in fondo alla partita, ma credo che sia stato evidente che ha speso veramente, veramente tanto su entrambi i lati del campo. E onestamente la sua, come dire, concentrazione, le sue letture sicuramente hanno dato il là a questa buona partita. Lasciarvi poi, se non avete necessità, a delle domande. Mi sembra che, almeno da parte mia, è molto facile leggere questa partita. C'è una squadra che ha meritato, ed è Caserta, e ha meritato per ciò che ha fatto per 40 minuti, per ciò che ha fatto dal punto di vista difensivo e dal punto di vista offensivo. È una squadra che ha meritato di perdere, che è la Reyer, quindi la pallacanestro è abbastanza facile da leggere, a volte la complichiamo noi per andare a cercare dei motivi o delle spiegazioni, perché si vuole per forza di cose andare a cercare delle spiegazioni difficili. Caserta ha giocato con grande intensità, 40 minuti di grande continuità, ci ha messo in difficoltà dal punto di vista difensivo, perché ci ha impedito di avere le nostre linee di passaggio abituali, e noi non siamo stati capaci di fare altrettanto. Abbiamo concesso 48 punti nel primo tempo ed è molto difficile, soprattutto in trasferta, pensare di vincere la partita concedendo così tanto. E poi dopo, nel secondo tempo, abbiamo concesso qualcosa meno, però avremmo avuto bisogno di essere a nostra volta offensivamente perfetti. Non lo siamo stati, abbiamo fatto grandissima confusione. Credo che sia stata la partita in cui, ad esempio, abbiamo fatto il minor numero di assist nel nostro campionato, addirittura sotto 10, e abitualmente ne facciamo 14, 15, 16. Questo dimostra quanto non sia stato buono il nostro gioco d'attacco. Chiaramente, dove finiscono i meriti, cominciano i demeriti dell'altra squadra, però insomma, credo che non ci sia difficoltà in questa partita nel leggere i tanti meriti di chi ha vinto e i tanti demeriti di chi ha perso. Oggi è possibile
una sottovalutazione inconscia della Rosana, nel senso, perché ho visto un po' la squadra sotto ritmo, soprattutto negli possibilità. Se è così, è un peccato madornale, vuol dire che non siamo pronti per giocare per quelle posizioni che in questo momento stiamo avendo nella nostra classifica. È che le squadre che studiano per diventare grandi devono sapere che devono dimostrare ogni partita il loro valore e la loro capacità di stare sul campo. Se così non è, vuol dire che non siamo ancora pronti per avere quella maturità che sembrava nelle ultime partite che avessimo raggiunto. Sicuramente oggi, da questo punto di vista qui, abbiamo fatto dei passi indietro, quindi sta a noi adesso a ripartire e riprendere il passo che avevamo prima. La prestazione di Beric ce la spiega con la buona difesa di Scott, oppure lui non era particolarmente palla? Le due cose possono essere vere le due cose. Sicuramente noi, ad esempio, oggi abbiamo avuto non solamente Peric, ma due giocatori che per noi sono importanti, che sono Stone e Peric. Se andiamo a vedere il plus minus o il plus minus, c'è molta spiegazione della nostra partita. È vero. Grazie a voi.